Buonasera a tutti, bentornati, siamo di nuovo qua. Buonasera a quelli che ci seguono in diretta e buonasera a quelli che ci seguiranno poi in differita. Noi siamo i Dormienti di Efeso, io sono Serena e anche questa sera sarò aiutata in questa nuova avventura da Massimiliano e da Ilaria. Vera. Buonasera Buonasera a tutti. Come stavo dicendo, siamo di nuovo qua. Siamo di nuovo qua in quello che noi amiamo chiamarlo il nostro angolo, il nostro salotto culturale, rifacendoci ai salotti culturali d'Europa, dell'antichità. Amiamo pensare a un incontro di menti, a menti predisposte alla condivisione, menti predisposte all'apprendimento, menti curiose in cerca di curiosità. Siamo sempre, diciamo, pronti all'avventura e questa sera siamo tornati, siamo di nuovo con Laura. Grazie Laura di essere di nuovo qui. Grazie a voi e un saluto a tutti. Certo. Buon anno, visto che ci rivediamo dopo i pasti del Sol Invictus con l'anno nuovo, insomma, quindi ci rivediamo. Tutto bene, è andato tutto bene, sì. Sì, sempre bene. Sempre bene, perfetto, perfetto. Siamo di nuovo qua e questa sera ci addentriamo un po' più, diciamo, in quella che è esattamente il titolo della nostra serie, che è la multinazionale tra fede e politica. Prima di partire, rifacciamo, diciamo, un riassuntino o facciamo conoscere meglio Laura, che noi ormai la stiamo conoscendo e ci sono molti che la conoscono, c'è ancora chi non la conosce, quindi eccole qua. A me piace moltissimo una frase di questa slide che è una laica a 720 gradi perché un giro solo non basta, è bellissima. È veramente bella. È la realtà, cioè non definirmi solo laica una volta sola non basta, veramente. È veramente geniale, io penso che sia geniale. Siamo solo alla seconda puntata, ce ne aspettano ancora 8, visto che in totale sono 10. E stiamo facendo un excursus dalla nascita della Chiesa fino a poi quello che sarà il Concilio Vaticano II. Oggi parliamo proprio appunto di quella che è l'abile operazione di marketing, come abbiamo, diciamo, deciso di chiamarla in questo senso, da parte di Paolo di Tarso. Appunto, come diciamo, come abbiamo detto, una È chiesa l'inventore del marketing, Paolo di Tarso. L'ha probabilmente inventato lui, era il Pippo Baudo dell'epoca, insomma. eccezionale. Quindi, appunto, la genesi di tutto, quindi Paolo in questo senso. Quindi, siamo arrivati almeno in cui quello che noi chiameremo Yeshua ben Yosef, invece di chiamarlo Gesù, diciamo lo chiamiamo probabilmente con quello che era il Joshua. suo nome, esatto, Yeshua, e gli apostoli che sono rimasti senza il loro rabbi, senza la loro guida in un certo senso. Che cosa hanno fatto gli apostoli dopo? Fanno appunto che fanno? Primo, non sanno più dove andare a mangiare perché non andavano più in giro a scroccare pranzi a destra e a sinistra, no? Come li vediamo fare costantemente nei Vangeli. E poi, al di là della battuta, naturalmente si riuniscono tra loro. E tra loro è un po' di adepti che seguivano il rabbi. Anche perché, essendo stato il rabbi condannato, non è che a Gerusalemme spirasse una gran buona aria, no? Per loro. Per cui si riuniscono in questa chiesa, perché chiesa vuol dire assemblea. Non ha il significato che successivamente le verrà dato, in questa comunità, diciamo, e basta, una comunità ebrea fino al midollo, Quindi chiusa in un certo senso, un estremamente cerchio chiuso. chiusa a qualsiasi apertura nei confronti degli altri, insomma, tanto che sono malvisti dallo stesso Sinedrio. In un primo momento. Poi diventeranno malvisti dallo stesso Sinedrio gli altri, cioè quelli che si radunerano
in altri modi, diciamo, no? Saranno mal visti da tutti, cioè i cristiani che poi verranno così chiamati cristiani poi molto tardivamente. Sì, perché in quel momento non si chiamavano cristiani, No, effettivamente. assolutamente. Loro non dimentichiamo mai che il popolo ebraico, o parte quantomeno il popolo ebraico, aspettava il Messia dai tempi immemorabili, Di Mosè, quasi. del Vecchio Testamento, Sì, l'Antico Testamento, esatto. no? Quindi Joshua era stato uno dei tanti profeti messianici che gironzolavano all'epoca, probabilmente quello con gli sponsor più danarosi. Giusto, gli sponsor, giusto, sì, serve lo Ma sponsor. d'altra parte, nel Vangelo di Matteo, come al solito io i versetti e i capitoli non ve li so dire a memoria, ma nel Vangelo di Matteo che viene detto che lui e i dodici giravano per tutta la zona, insomma, sovvenzionati da chi? Da delle donne. E vengono fatti anche i nomi di queste donne. E non erano donnette del popolo, No, certo. Erano personaggi perché li sostenevano con i loro beni, viene detto nel Sì, esatto. Vangelo. Ecco perché poi, sempre dando credito ai Vangeli, naturalmente prendiamoli per buoni, quel tal Giuseppe d'Arimatea che a un certo punto si manifesta. Non era l'ultimo arrivato, era uno che aveva una tomba propria, quindi vuol dire che era uno ricco. Quindi anche lui era un possidente, sì. Quindi anche lui era un possidente. Quindi probabilmente il, diciamo, successo, se vogliamo crederci, no? Di questo rabbi era anche dovuto a questo, al fatto che aveva degli sponsor in grado di consentirgli un certo seguito. Ok, giustamente. Quindi Ma avere era un anche. rabbi messianico. La Ok. storia del battesimo, il famoso battesimo Giovanni Battista, Battista. eccetera, ha battezzato Gesù. A parte che quando un credente dice ha battezzato Gesù, dà a quella parola il significato che gli diamo oggi, Sì, no? esatto. Battesimo, ecco. A parte che il battesimo non era una novità del cristianesimo. Riti di iniziazione con l'immersione, battesimo vuol dire immersione. Riti di iniziazione con l'immersione in acqua Ne troviamo c'erano dentro. tutte le tradizioni. Tutti. Ecco, Non l'hanno inventato loro. Giovanni Battista in quel momento, in questa scena descritta, sempre che sia avvenuta, questo non lo dico più, no? Lo prendiamo per buono. Consacra Joshua Messia di Israele, che è un'altra cosa dal battesimo. Perché allora dobbiamo pensare che Gesù, forse il battesimo di, no, di oggi, no? Che è venuto dopo, diciamo. Dobbiamo pensare che Gesù fosse nato col peccato originale, lui sì e sua madre no. Giusto, vero, sì, Sì, certo. tornando al discorso precedente. Non, esatto, certo. Immacolato concezione non esiste, eh. No, è certo, l'abbiamo inventata noi dopo. Ma sì, Molto dopo. la concezione è un dogma tardivo, oltretutto, no? Sì, Esatto. molto, molto È dopo. molto più vicino a noi che a loro, come diciamo, Certo, è del cronologia. 1854. Esatto. Possiamo definire il battesimo, come intendono loro, come l'unzione che ha fatto Samuele con Saulo alla fine, cioè Per un esempio, qualche sì, è cosa una che. consacrazione in un Esatto, ruolo. un ruolo, esatto, sì. Un'assegnazione di esatto. una carica. Come tutti quelli che venivano battezzati da Giovanni, perché non c'è solo stato Joshua, no? Battezzava con l'acqua anche chi. Giovanni cosa stava facendo? Stava reclutando un esercito. Esatto. Perché il fine ultimo, sia di Joshua sia di Giovanni Battista, era la rivolta antiromana. Certo. Esatto. Beh, era quell'incarico che doveva fare il Messia, poi in un certo senso, non era quello l'incarico che doveva Certo. avere.
L'incarico del Messia era quello di liberare il popolo eletto dalla schiavitù. La schiavitù in quel momento era rappresentata dall'occupazione romana. Quindi, tornando alla domanda infatti, che ha fatto Serena, è finita, cioè eliminato il loro capo, chiamiamolo via. Stanno lì a studiare i numeri buoni, no? Ecco. Tecnicamente non si sa nulla, perché nessuno dei Vangeli dice nulla. Se ne parla negli Atti degli Apostoli, che però non fanno qualcosa, parte della stessa fonte, esatto. Qualcosa tra cui il celebre episodio di Anania e Saffira, no? Da cui esatto, si evince esatto, chiaramente che era una setta, quella sì, come le sette anche di oggi, sì. Uguale. Ecco. Dove chi non lo veniva l'evento di Anania e Saffira, che magari dà pure l'idea, velocemente ricordiamolo per far capire. Sì, allora Anania e Saffira sono due adepti della comunità di Gerusalemme. Vendono un campo, un terreno, perché gli adepti erano, e gli adepti erano obbligati a versare alla comunità tutto ciò che possedevano. Loro vendono questo campo e trattengono qualcosina. Pietro, che aveva, stava bene le sue spie, no? Dappertutto, altrimenti come veniva a saperlo, viene a sapere che si sono trattenuti parte del ricavato, chiama Anania, che è il marito, e gli dice: tu hai trattenuto parte del... E questo poveretto stramazza, cioè o lo ammazza Pietro o gli prende un colpo soltanto all'idea che Pietro fosse venuto a saperlo. Stessa cosa poi succede alla moglie, a Saffira. Quando viene chiamata anche lei, il marito è già bell'e lì morto, quelli stanno portando via il marito, e anche lei stramazza. Questo è proprio scritto, questo lo dico per le persone che ascoltano, che vedono, è proprio scritto negli Atti degli Gli Atti Apostoli. degli Quindi, Apostoli. esatto, quindi non è una. Ovviamente lì viene fatto passare come la potenza di Dio, evidentemente, a Certo, la fare questo. punizione, no? Un Dio d'amore, Questo ricordiamocelo Pietro sempre, scusa. Ecco, eh. no, è quello che stavo pensando io, un Dio Esatto. d'amore E lì c'è tutto un altro discorso. Ci Il divertiamo. Dio dell'Antico Testamento è lo stesso Dio del Nuovo. Ma infatti la domanda che stavamo vedendo con Serena è proprio questa, cioè, ma il Dio che portava Yeshua, di che parlava? Di chi era questo Dio, questo padre che viene citato? Padre, non lo chiama mai Dio. Esatto, lo chiama padre sempre lui. Quindi a Esatto. Però questo punto chiamiamolo è un pure po'. padre, no? Questo padre era Yahweh, che si era un po' ramollito dall'epoca, no? Quello. Esatto. La versione Ho i miei dubbi. esatto 2.0. Perché un Dio onnipotente che si rincoglione, perdon, che si ramollisce, me lo vedo poco, no? Cambiato strategia, diciamo, da una strategia guerriera è passata a una strategia più, diciamo, passiamo dall'altra parte. Quello del Nuovo Testamento viene chiamato il Dio d'amore, alla faccia, chissà se non fosse stato, no? Esatto. Quindi Quindi vabbè, noi probabilmente c'era stato un cambio di... sì, ai vertici praticamente. ai vertici. Anche questo Dio dell'Antico Testamento, quindi non era immortale magari, oppure era stato sconfitto da qualcun altro. Quindi c'era stato un subentro, diciamo, era... Era stato quantomeno, secondo me, e sempre prendendo per buono tutto, c'era Certo. stato un cambio, che non lo è, ma non importa, c'era stato un cambio della guardia, più o meno, perché anche il Dio del Nuovo Testamento non è poi così, appunto, l'episodio di Anania e Saffira è uno, ma non è l'unico. No, no. Episodio in cui si vede che questo Dio, insomma, questo Beh, si vede padre. soprattutto nella rigidità dei suoi, chiamiamo così, di coloro che portano la sua parola, perché proprio mo parleremo di Paolo, Serena mo lo dirà, e l'estrema rigidità che aveva Paolo. E quindi. Sì, ma anche lo stesso Gesù dei Vangeli. Non so se avete presente l'episodio della maledizione del fico. Sì. Questo povero fico non ha frutti, siccome lui aveva fame, lo maledice.
sembra giusto. Sembra, come dire, no? Noi che siamo di Roma conosciamo il Marchese del Grillo, che c'è proprio la scena che io so io, vabbè. Esatto, hai capito. Sì, non so, diciamo, no? Lui va, sta andando a qualche a Gerusalemme, non mi ricordo più dove. Vede il fico, dice, vabbè, al ritorno ne mangio due. E poi trova il fico che non ha i frutti, ha solo foglie, non ha i frutti. E scaglia giù un pippone di una maledizione. Tu, fico, non farai mai più fichi, maledetto per... Scusi tanto. È una soluzione al problema. No? Cioè, il figo ha avuto il libero arbitrio, ricordiamocelo. Sì, quello che tirano fuori tutte le volte che... Esatto. E poi ci sono alcune espressioni che poi gli esegeti te le girano e rigirano, la frittata, dicendoti che no, va intesa in un altro modo, in cui è chiaro che sta preparando i suoi alla lotta armata. Mette su un esercito, abbiamo detto, quindi... Certo, il Battista era il reclutatore. Cioè, quando Gesù dice chi non ha una spada, vende il mantello, compri la spada, non sono venuto a portare la pace sulla terra, ma a dividere e via discorrendo. Poi, sì, se andate a leggere gli articoli di Famiglia Cristiana, ci si rotola per terra da ridere. Ci sono tutti gli specchi graffiati, no? Perché si stanno arrampicando. Si stanno arrampicando, proprio stanno cercando di rimanere abbarbicati. No? Però è abbastanza chiara la faccenda. Poi, se voleva dire invece quello che gli fanno dire, perché non l'ha detto in un altro modo, no? Se voleva essere più morbido. Sì, esatto, se voleva portare pace e amore, come si suol dire. Non sono venuto a portare la pace sulla terra. Quindi più chiaro di così, insomma, no? Ecco. E questo c'è anche nella versione greca, cioè non è un errore di traduzione. Sì. Perché io dico sempre che i libri sacri, cosiddetti sacri, andrebbero letti in lingua originale. Originale. Questo caso, anche a lei... Scusa? Anche i film, proprio perché c'è il rischio della certo, ma sai, su un film nessuno ci ha costruito un impero economico tranne quello che può rendere il film. Su quello che hanno fatto dire o non fatto dire, sulle traduzioni, eccetera, qualcuno ci ha creato un impero che grava su tutti. Comunque, tornando alla prima comunità, è una comunità ebrea, osservante della legge mosaica e chiusa. Punto. Arriva bello bello il signor Paolo, l'amico nostro Paolo, e cerca di introdursi in questa comunità, cerca di ingraziarsi, no? I capi, le colonne, Pietro, Giovanni e Giacomo. E questi gli sbattono la porta in faccia, naturalmente, anche perché volendo aprire ai gentili, no? Quindi a romani, greci, insomma al resto del mondo, a coloro che non erano i circoncisi, quindi erano fuori. Era la piccola questioncella, per esempio, della circoncisione. Che agli altri non è che... Era una manovra, era principalmente un qualcosa che era all'interno del mondo ebraico, non era un qualcosa... Sì, circolo chiuso. Certamente, e poi insomma, era abbastanza così che dice no, scusi. Anche no, magari. Esatto. Poi deve inventarsi, e lì appunto c'è la storia che poi alla fine della fiera, quando gli hanno sbattuto tutte le porte in faccia, che si inventa, cioè Paolo è geniale, va detto. Veramente detto geniale. L'inventore del marketing probabilmente, esatto. Quindi è geniale. Perché alla fine dice, ah no, ma allora scusate, a me è stato affidato... A Pietro è stato affidato il Vangelo per i circoncisi, a me quello per i non circoncisi. Sì. No? Ecco, questa cosa, è nella lettera ai Galati.
perché, come? Cioè, affidato da chi? Perché lui, appunto, dice: mi è stato affidato da quella voce, no? Che l'ha sbattuto giù da cavallo, e poi gli è, Gesù stesso gli ha parlato. Cioè, sono tutte infatti, cose che si inventa lui. Prima. Ecco. La lettera ai Galati. Aspetta, l'ha detto questo. Proprio: sono tutte cose che si inventa lui. Tutte cose che si inventa lui, perché. Testimoni, nella famosa folgorazione sulla via di Damasco, non ci sono, cioè non è stato tanto furbo da dire c'era Pinco e c'era Pallino, perché no, quel viaggio probabilmente, forse sempre prendendo per buono, era avvenuto, non lo so. Lui si stava recando a Damasco perché, quello che dicevo prima, il Sinedrio lo aveva incaricato di dare la caccia ai seguaci del Rabbi. Viene folgorato, questa scena ha anche prodotto opere eccelse come quella per esempio di Caravaggio, per la carità, no? E sente questa voce che gli dice, cioè batte la testa cadendo da cavallo, ecco. No? Batte la testa cadendo da cavallo. Sente le voci, cioè ho detto tutto, no? Ecco. Conseguenze del trauma cranico. Questo episodio non ha avuto, lui stesso parla solo di generici uomini che facevano il cammino con lui. Ne parla in più di un'occasione. In una di queste occasioni dice che, in una delle lettere che adesso non ricordo, dice che c'erano alcuni uomini che facevano il cammino con lui. Punto. Quindi non ho avuto testimoni di nessun tipo. Allora anch'io posso dire domani mattina che, no, ho sentito le voci che mi hanno detto che tutti devono portare qui i loro averi, no, per dire. Certo. Solo che a me mi mettono dentro, mi fanno un TSO. A lui guarda, non l'ha fatto. Lui lo buttano la chiave magari. No? Cioè, chiunque può dire non ci sono testimoni, io ho avuto una visione che mi ha detto vai e salva il mondo, e per salvare il mondo devi farti mantenere da tutte le comunità che ci sono in giro, perché è quello che faceva Paolo. Tutta questa se l'è studiata bene, però che si è inventato sta cosa, ha detto mi faccio anche mantenere, quindi ma certo, quando Paolo, prima ancora di diventare diciamo un braccio armato del Sinedrio per andare a dar la caccia ai seguaci del Rabbi, che non si chiamavano cristiani, aveva fatto un po' di lavori, tra i quali fabbricava tende per l'esercito, per esempio, no? Aveva studiato, sì, però poi doveva fare qualcosa. Era un giovanotto alla ricerca di un lavoro redditizio e possibilmente di poca fatica, poca speranza, insomma. Esatto, e l'ha trovato, ma chapeau, ha avuto l'idea, come poteva avere oggi qualcuno l'idea per fondare un nuovo tipo di lavoro, e l'ha avuta pure, certo, lui. Certo. E difatti cosa fa? Prende la vicenda di questo Rabbi, alla cui chiesa, la cui assemblea, la cui comunità aveva cercato di accostarsi senza successo, naturalmente, ci infila dentro tutto quello che gli serve per rendere il tutto appetibile al di fuori del mondo ebraico, e confeziona un prodotto che, caspita, di successo, no? Voglio dire. E questo prodotto deve venderlo, no? Faceva il telemarketing, le lettere, i viaggi, perché scriveva le lettere, però poi si recava anche nelle varie comunità, perché doveva incassare. Certo. Quindi scriveva, parlava, poi andava a... Per sorreggere, per sostentare la sua attività di propaganda. Partito politico, non è molto diverso, insomma. No, e il peccato originale è una di quelle sue invenzioni geniali.
Dimmi. Dicevo, io nell'anima del gruppo sono quello che ha più, sono il numerico, nel senso, in questo senso, e cioè sappiamo che all'interno del Nuovo Testamento ci sono 27 libri, quattro di questi sono i Vangeli sinottici, quindi scansiamoli, rimangono 23 libri, 15 dei restanti sono attribuibili a lettere o azioni o cose che sono state fatte, scritte da Paolo. I restanti sono un po' sparsi da su Pietro, così, ma la domanda fondamentale è proprio quella, cioè se questo, se perché è stata spinta più da Paolo piuttosto che da Pietro o dagli altri apostoli che lo hanno visto realmente? Perché Paolo, perché Pietro e gli altri apostoli non avevano nessunissimo interesse. Esatto. Io volevo evidenziare questo, volevo che tu mi aiutassi a evidenziarlo. Volevano restare tra loro. Esatto. All'interno di quella cultura, di quel popolo, senza, era sacrilego quasi. Esatto. Da parte di... Un circolo chiuso, rimanere loro... Un circolo, una setta. Era una setta, c'è poco da fare, tirando dentro adepti però sempre di quel mondo lì. Quindi sempre circoncisi, come dicevamo. Sempre circoncisi, sì, certo. Erano obiettivi proprio diversi. Sì, completamente diversi. Magari aspettando un nuovo Messia, perché la storia era sempre quella. Il pallino del popolo eletto era sempre quello del liberatore. Sì, liberatore dall'oppressione, sì. Infatti, in seguito, poi arriveranno altri messia nella storia. Ma loro tuttora lo aspettano, quello che dovrebbe essere il Messia, cioè ne aspettano sempre un altro, diciamo. Sì. Per la terra promessa, ma ancora oggi si parla con alcuni ebrei, perché anche lì il mondo ebraico è abbastanza frammentato, no? Dico oggi, come lo era allora. Ti dicono che ti fanno vedere su una cartina quale territorio dovrebbero occupare. Allora, quella è la terra promessa, perché Yahweh gliel'ha promessa. Cioè, siamo ancora lì, eh? Sì, non si sono mossi, appunto. È il famoso circolo chiuso che è rimasto lì. Esatto. Dopodiché, dopo che Paolo ha iniziato la sua propaganda, convince sempre più gente, no? A comprare il suo prodotto, perché è bravo. C'è poco da fare. Soprattutto nella promessa... Allora, intanto col peccato originale ha fatto un capolavoro, perché è chiaro che lui non poteva andare a raccontare ai gentili che Joshua era il Messia di Israele, che gliene fregava ai gentili. E quest'uomo, figlio di Dio e tutto il resto che lui ci aveva costruito intorno, avrebbe liberato il popolo ebraico dalla schiavitù. Sì, a me. No? Esatto. È una cosa che riguarda il popolo ebraico, di fatti. Sì, allora, che Paolo si muoveva in territori tra l'Asia Minore, la Turchia, quindi si muoveva da tutt'altra parte tranne che lì, perché lì c'era Pietro coi suoi, giustamente. Certo. Anche lì fa un po' di seguaci, però poi cerca di spaziare, no? Cerca di spaziare. E l'invenzione del peccato originale è veramente una delle sue invenzioni più geniali, anzi potrei dire la più geniale, perché sostituisce il ruolo messianico, come inteso dal popolo eletto, dagli ebrei, perché altrimenti c'è mai venuto per cosa, no? Si è fatto uomo, questo Dio si è fatto uomo perché? Perché? Dice, perché siccome noi siamo macchiati al peccato originale, e se lo inventa lui, perché nella Genesi non c'è. Si può leggere qualcosina tra le righe, ma proprio arrampicandosi anche lì sugli specchi. Proprio la vuoi vedere, diciamo. Proprio, e lui ce l'ha vista, no? Questa possibilità.
vedendo questa possibilità ha ingigantito la cosa, la storiella di Adamo ed Eva diventa tutta un'altra faccenda, e così può giustificare, non solo può giustificare la venuta di Joshua, l'incarnazione di Dio, no? Ma può giustificare, ma crea anche, pone le basi per creare in chi vuol aderire, comprare il suo prodotto, il senso di colpa. Come dicevamo nell'altra puntata, è fondamentale per controllare. Senso di colpa, il premio e il castigo. Il premio e il castigo. La paura della morte, sfruttando la paura della morte, no? C'è dopo, sì, esatto. Giusto, giusto. Cosa c'è dopo è soprattutto il senso di colpa per essere stati corresponsabili, non si sa perché, corresponsabili di questo sacrificio di Joshua. Certo, che si è sacrificato per noi, quindi è un certo, noi. Si è sacrificato per noi, al che uno gli potrebbe anche dire scusi chi gliel'ha chiesto, ma questo no, non passa. Chiaramente. No, certo, certo. Non dimentichiamo anche perché Paolo, quando faceva le sue peregrinazioni, quello che sia, quello che diceva era sempre che il regno di Dio sarebbe arrivato presto. Sì. Questo faceva sì che, esatto, faceva sì che c'era questa accelerazione nel voler andare verso quella religione. Che sarebbe venuto, esatto. I giusti sarebbero, esatto, stati accolti. Era un'attesa imminente quello che lui trasmetteva. Che era qualcosa già, imminente. E difatti deve spiritualizzare tutto, esatto, per quel motivo lì, perché i giusti cominciavano a defungere, di parusia, cioè del ritorno di Joshua non si parlava. Non si parlava. Chiaramente, no? Joshua non tornava, e quindi ha dovuto cominciare a spiritualizzare tutto, pescando nel platonismo, pescando in altre tradizioni, spiritualizzare qualcosa che di spirituale prima non aveva niente. Niente, volevo dire poco, ma poco riduttivo, non aveva niente. Niente, non aveva niente. Perché il regno dei cieli di cui parla Joshua è un posto ben concreto. Ah sì, certo. No? In cui Joshua aveva detto che sarebbero andati da vivi. Cioè, sì, vero. Vero, vero. Mm. Però, siccome la natura fa il suo corso, un po' di giusti cominciavano a cadere come mosche, no? Esatto, ci va da morto. E allora c'è l'anima, va, cioè, poi là. Da morto, attenzione, esatto, perché se non fai quello che dice Joshua, che non ci vai. Joshua, non so anche non quelli che li abbia trovati, i precetti, non andrai lassù, ma andrai laggiù. Andrai laggiù. Ma infatti il concetto dell'anima è neoplatonico. Certo. Il neoplatonismo verrà in seguito, però già come ufficialmente verrà in seguito. Però c'erano già delle scuole che... Sì, qualcosa c'era già, diciamo, in questo qualcosa senso. Qualcosa c'era già che possiamo definire neoplatonismo, anche se non si chiamava così. Ma delle correnti filosofiche c'erano già. Già. Sì. Ti posso fare una domanda? Bravissimo. Certo. Allora, considerando che la platea si era divisa, quindi si era diviso il... Io la chiamerei clientela più che platea. Il target. Si sono divisi il quartiere, chiamiamolo così. Uh-huh. Il concetto di Pietro di venire a Roma. Era una curiosità che avevo anch'io. Pietro non è mai stato a Roma. È un'invasione, possiamo definirla come un'invasione di campo? Sì, ma Pietro avrebbe dovuto venire a Roma. Non c'è, esatto, mezza prova che Pietro sia stato a Roma e sia morto a Roma. Ecco, men che meno morto quindi a Roma, ecco, era quello infatti. Poi, che, esatto, ci sia venuto per diporto non lo so, ma non c'è nessuna fonte, tranne che le fonti apologetiche, la cui attendibilità è pari a zero, no? Le fonti apologetiche, loro le chiamano storia, ma è apologia. Non c'è mezzo riscontro storico della venuta né di Pietro né di Paolo, perché gli Atti degli Apostoli, che sono un libro di spudoratissima propaganda paolina, si concludono con Paolo vive e vegeto che abita in una casa
dove forse è prigioniero, però in questa casa dove era prigioniero poteva ricevere gente e continuare a... Arresti domiciliari. Gli arresti domiciliari, ma con facoltà di visita. Perché c'era gente che andava da lui e lui continuava a indottrinare. Si chiudono lì. Come certi detenuti con agevolazioni dentro le carceri, diciamo. Diciamo, ecco, ma anche meglio forse. Anche meglio. Anche meglio, no? Sì. Per cui né nei quattro canonici, né nelle lettere, men che meno, e meno ancora negli Atti degli Apostoli, c'è un qualche riferimento al fatto che Paolo sia andato a Roma. Anche, perché... anche se poteva essere più coerente che andava lui piuttosto di Pietro, con una coerenza. Ah, beh, questo senz'altro. No, ma poi la se cosa Pietro che era interessato a rimanere nel suo circolo chiuso a Roma, perché doveva venire? Perché, come ci ha insegnato Hollywood, no? E tutta l'apologetica, e ancora fino al giorno d'oggi, Pietro e Paolo erano così accomunati dall'intento di propagandare Gesù Cristo, no? Per questo che poi dopo li hanno messi insieme come santi. Certo, li hanno messi insieme perché dovevano sostituire sia Romolo e Remo sia i Dioscuri. Esatto. Quindi ci voleva una coppia. Certo, sì. No? Ecco. Due che non si potevano vedere, però. Infatti, a me piace da morire, mi piacciono da morire tutte quelle raffigurazioni di Pietro e Paolo che si abbracciano. Avessero potuto cacciarsi la dita negli occhi, lo facevano volentieri. Pare, anche se anche questa non è... non ci sono grandi prove, che se l'unica... mi pare che si sono incontrati forse due volte, una, forse due volte, e in una di quelle due volte sono anche venuti alle mani. Perfetto. Anche parlando di amore fraterno. Questo lo dicono anche le fonti proprio della Chiesa, che c'è stato un momento sì. di... proprio nel concilio un di... Un momento, sì, c'è stato un momento. Quindi, cioè, io me lo vedo, Pietro che avalla il personaggio creato da Paolo, me lo vedo, Esatto. Ma addirittura magari... non so se l'ho già detto con voi, qualche anno fa... c'è stata una trasmissione di una puntata di Freedom del buon Roberto Giacobbo, in cui si diceva che a Roma, nel quartiere Monti, avevano trovato una casa del primo secolo dove si supponeva che avessero vissuto insieme Pietro e Paolo. A parte che il nome sul campanello non l'hanno trovato, no? Grave questo, Inquilini delle lettere. Poi non voglio immaginare cosa avrebbe potuto succedere in quella casa. No? È un buon spunto per una sitcom, però. Quello sì. Quello sì, sicuramente. È solo tutta apologia che è stata avallata da Hollywood. Se uno si guarda tutti i vari film sull'argomento, uno per tutti, Quo Vadis. Sì. Che è un romanzo, che poi è stato anche un romanzo così, Sì. Me l'avevano fatto leggere, sì. E un altro è Fabiola, è una, insomma, tutta Fabiola la pure. Io tutti i film. Sì. Ma tutti i film che parlano dell'incendio di Roma. Tutti anche. Film che parlano dell'incendio di Roma. Quo Vadis se ne parlano anche. Sono tutti lì, che addirittura Pietro e Paolo nella stessa stanza, che si abbracciano, si... Sicuramente. Non perdere i falsi storici di altro tipo che... Evitiamoli. Non mi senti. Sono pieni, tipo quello di Caligola che perseguite i cristiani. Ai tempi di Caligola i cristiani non esistevano. Ecco, era proprio lì che volevo arrivare, che ci volevo proprio arrivare, perché diciamo a un certo punto vediamo appunto un cristianesimo in ascesa, cioè sta prendendo la scena, questo prodotto sta vendendo molto bene, come certo. Si può dire. Però vengono perseguitati, cioè loro cominciano a dire che sono perseguitati. Nerone, Marco Aurelio. Sì, ma c'è ancora. Sì, appunto. No, nel senso che può darsi che qualcuno sia stato. Che fossero malvisti, sì. Perché erano degli scassapalle.
Ecco, perché loro sì e gli altri no, perché non era l'unica fede esistente in quel momento. Gli unici a essere perseguitati erano i cristiani. Ecco, erano solo loro. Secondo quello che ci raccontano. Perché facevano proselitismo selvaggio, quindi turbavano anche l'ordine pubblico. Si rifiutavano, l'unica cosa che i romani chiedevano ai popoli conquistati era che si mantenessero pure tutti i loro dei, non gliene poteva fregare di meno ai romani. Dovevano riconoscere la divinità dell'imperatore, pagare le tasse. E i cristiani, guarda combinazione, erano gli unici che non... E in caso anche eventuali in guerra, perché loro volevano magari... Ed essere prostizione, per la prostizione. Sì. Disponibili a entrare. Finché ce n'è. No? Esatto. I cristiani erano gli unici che no. Oltre, e c'era un altro motivo per cui è iniziata questa storiella dei cristiani che erano mal visti, la chiesa cristiana che era mal, che poi parla di chiesa cristiana, se ne può parlare da Costantino in avanti, ma chiamiamola così per comodità. La comunità cristiana era mal vista perché era tanto ricca. Okay. No? Quindi era ben sovvenzionata e finanziata. Certo, sempre per guadagnarsi il paradiso, naturalmente. Cioè, quello è un vizietto che la Chiesa ha avuto fin dai suoi albori. E siccome Roma ragionava militarmente, spiritualità a Roma, insomma, ce n'era pochino. No, sì. Ecco. Per Roma una comunità numerosa che si ribella su certe cose che Roma pretenderebbe, è ricca, è un attimo a dire questi possono mettere su un esercito. È pericoloso. Lo Stato nello Stato era diventato. Lo Stato nello Stato, il famoso Stato nello Stato. Era arrivato perché se prima possiamo credere che il cristianesimo abbia trovato così terreno fertile nel popolo promettendo soffri tanto adesso ma poi vedrai, no, che cosa ci sarà. Andando avanti nel tempo arriva perfino alla corte imperiale il cristianesimo, sì. E si diffonde nell'entourage dell'imperatore. Nell'entourage dell'imperatore, negli strati abbienti della popolazione, ecco perché la Chiesa cristiana è ricca, no? Perché il popolo è sempre quello che fa da paravento, ma c'erano lasciti, quindi è ricca. E Roma, a Roma questo non dava bene, perché Roma ragionava così. Mm-hmm. Per cui, insomma, ma da lì a tutte le varie, poi la storia dell'incendio di Roma è tutta una balla, no? Il povero Nerone si è preso la colpa, ma che poi fosse uno molto simpatico non lo so perché non l'ho conosciuto nonostante la mia veneranda età, però no, mi pare che ci fosse anche Pompea in mezzo, e chi? La comunità ebraica di Roma, che non poteva vedere i cristiani. No, ma Carandini, che è uno storico romano molto famoso, quello che dice è che Nerone aveva iniziato questa cosa, se uno va a leggere i libri di Carandini, come grande opera edilizia, cioè era per lui un'operazione edilizia, che poi è stata rigirata, ribaltata, ha creato problemi, ok? Però non per niente, ma facciamo un esempio banale, forse è meno... pure per distruggere la spina di Borgo, la gente l'hanno dovuta buttare fuori, quando hanno fatto via della conciliazione a Roma. Sì. Quindi lì non hanno bruciato le case, l'hanno solo rasa al suolo. Rasa al suolo, sì, ma esatto. Poi questa storia dell'incendio, un'altra delle tante ipotesi, no, che si fanno è che effettivamente era scoppiato un incendio in una zona periferica di Roma, appiccato da alcuni facinorosi, tra cui magari c'era anche un cristiano o due, non lo so. La comunità ebraica suggerisce a Poppea, esatto, di fare in modo che Nerone incolpi i cristiani. Lotta di potere, come al solito. Cioè, gli ebrei non li avevano mai potuti vedere i cristiani dei tempi, no? Dall'inizio. Da sempre. Era un'intrusione nel loro mondo, quella che aveva cercato di fare Paolo, che non gli avevano ancora perdonato, insomma, e soprattutto di essersi appropriato di una storia che loro ritenevano loro,
per confezionare un prodotto da vendere urbi e torbi. Sì, da vendere a tutti. Sì. Poi la storia delle persecuzioni, come ce la racconta sempre Hollywood e sempre l'apologia, è una palla colossale, perché in 3 secoli, a conti fatti, sono stati mandati a morte 3.000 cristiani. 3 secoli. Ma non per la loro fede. C'entra niente. Sempre per quei rifiuti, forse, perché siamo tutti sul forse. Consideriamo che Carlo Magno in un solo giorno ha fatto decapitare 4.000 sassoni, così, perché rifiutavano il battesimo. In un Cesare giorno. Borgia, messo del papale, ha fatto ammazzare 10.000 persone quando ha fatto un assedio, mi pare, giù in Sud Italia. Quindi... Sì, no? Quindi sono gli ultimi che possono parlare di quelle cose lì. Esatto. E poi nessun cristiano è stato, perché era contrario alla mentalità di Roma, è stato mandato a morte per la propria fede. Quindi c'era qualche problema politico in mezzo, insomma. O comunque problema politico, un problema di... anche forse di confisca dei beni, perché insomma, di legge, no? Insomma c'era qualche problema, c'era che... qualcuno che rompeva particolarmente le scatole, che sovvertiva l'ordine pubblico, ma lo stesso primo martire, cosiddetto primo martire cristiano, che Stefano era un diacono della comunità di Gerusalemme. Che rompeva le scatole un po' ovunque per batter cassa, no? Ecco. E a un certo punto si vede che era talmente petulante che sono stati gli ebrei stessi. Ha detto, ma basta. Sono stati gli ebrei a lapidarlo. Infatti, i romani. Infatti, ragionando... E Paolo che assisteva. Infatti, ragionando per logica, se i Romani avessero mandato la persecuzione ai cristiani solo perché, come dicono loro, l'impero era pieno di religioni, si sarebbe ribellato chiunque, che dicono oggi tocca a loro, ma domani potrebbe toccare a noi. Sì, non avrebbero tenuto il controllo sulla situazione. È vero poi che i cristiani rifiutavano, in contrasti con Caligola, dove i cristiani non c'entrano, sono nati perché l'imperatore voleva porre con gli ebrei, voleva che fosse collocata una propria statua nel tempio. Figuriamoci, no? Loro che non facevano neanche le immagini del, esatto. No? Esatto. Succede un 48, gli ebrei, il sinedrio si inalbera. Dovrà passare sui nostri cadaveri. Per loro fortuna Caligola è morto prima, no? È così la questione, però no? E anche i cristiani erano, come al solito, come vediamo ancora oggi ce ne sono purtroppo, integralisti. Vabbè, sì, certo. Cioè, che ti frega, dice va bene, sì, ti riconosco come Dio e continuo a farmi gli affari miei. No, sì. No, infatti, non è così. Poi, parliamo della nostra storia come dormienti. Quando c'è stata la persecuzione di Decio, che è una delle persecuzioni note, lui gli diceva che quello che chiedeva era di sacrificare a lui. Quelli che non sacrificavano, lui per lui erano cristiani e quindi dovevano essere costretti a sacrificare. Quindi eccolo lì, sì, che... Il che ti frega, cioè, è una delle cose, come potete ben capire, tutti i film, è per quello che poi me li sono procurati, tutti i film di questo tipo mi portavano a vederli, no? Sì. È una delle prime obiezioni che facevo dentro di me, perché non potevo certamente esternarla. No. Ma che gli fregava? Sacrificavano, buonanotte, grazie, arrivederci. Esatto. Non ti credi, non è questo. So che il mio Dio, esatto, è più potente, esatto, di Roma. Il mio convincimento, la mia fede, me la tengo, però sai che c'è, ho voglia di vivere, no? No, non era così grave. Invece... Ma io ero ragazzina, ero bambina quando mi portavano a vedere sti film.
E quella era l'obiezione che ci avevo provato a farlo una volta, me l'ho sentita rimbrottare, ma che Quindi ci voleva? sì, no, infatti, no, diciamo tutto molto più, anche perché era una richiesta dell'impero, quindi Ma sì, ma per vivere tranquilli, cioè non, se io lo facevo con riserva, no? Facciamo la telenovela, cioè sì, sai che c'è, va bene, ok, sei Dio, esatto. ciao, no? La Non riserva ho sappiamo che è andata bene solo per Costantino, eh? capito. Prima ha fatto quello che voleva e poi dopo ha potuto pentirsi. Certo. Arriviamo Quello che volevo dire di Costantino era che Costantino, abile politico, pessimo cristiano. ma non so neanche se era cristiano Costantino. Noi sappiamo che si è convertito sul letto di morte, Perché? No, lo sappiamo. sappiamo ad Eusebio di Cesarea, che è il falsario per Professionista. eccellenza del, ecco, lo dice lui Grazie. stesso, non lo dico io, lo dice lui stesso, sia in preparazione evangelica sia in storia ecclesiastica, in una, adesso non mi ricordo quale, in una, quale nell'altra, comunque in una dice racconteremo solo quello che ci fa comodo, lo dice lui, e nell'altra dice una frase analoga, in cui appunto sì che ogni tanto è bene mentire, cioè aggiustare i fatti per il bene della causa che si sta portando avanti. Quindi Quindi lo dice l'ictinio lui. vinces potrebbe Inoxinio essere. vinces è un'invenzione di Eusebio. Appunto una storia creata ad hoc per il bene della causa. Poi ripresa a Tertulliano, da tutti, no? Lattanzio, anche adesso non mi ricordo Lattanzio, più sì, quale. soprattutto Lattanzio che stava dietro a Costantino. Lattanzio. Era una bella storia, insomma, era Bella efficace. storia. Oltretutto, Eusebio di Cesarea esordisce con la vita di Costantino pochi mesi dopo la morte di Costantino. Esatto. Quindi più nessuno poteva smentire, no? Poteva dire, ma è Eusebio che vai a raccontare in giro, no? Non glielo poteva più dire. Il Costantino cristiano ce lo racconta solo Eusebio. E siamo di nuovo lì. Anch'io posso raccontare cosa voglio, no? Se Costantino si avvicina, perché non sceglie il cristianesimo come religione di Stato, come in molti libri, perfino di scuola, ho letto, no? Con l'editto di Milano dà la libertà di culto a tutte le religioni, quindi La legge ricita. cessano le persecuzioni. Guarda combinazione, solo i cristiani erano perseguitati. Per cui, dopodiché, suo nipote Giuliano, passato alla storia come l'apostata perché voleva ripristinare i culti di alcuni dei. Racconta che prima di accostarsi, di andare a bussare alle porte della chiesa, cosiddetta chiesa cristiana, ci prova con i sacerdoti di Mitra. E ce lo racconta Giuliano, l'apostata, Flavio Giuliano, eccetera. Quindi anche lì non me la sono inventata io, no? La storia. Ha detto tutto I lui. sacerdoti di Mitra gli dicono di no perché lo ritengono colpevole di crimini inespiabili. E allora lui che fa? Dice: qual è la seconda comunità ben fornita? Eccetera. I cristiani. Cristiani. Sì. Perché comunque una religione comune era un buon collante per territorio vastissimo di cui era diventato imperatore. Poteva esserlo, no? Perlomeno. Per cui fa questa, si accosta e i cristiani sono ben felici di dire: sì, vieni, caro, abbiamo giusto bisogno di te. Ma questo fin da subito, il mondo cristiano era estremamente variegato. Sì, non era Esistevano d'accordo. correnti, 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 si dice dalle 50 alle 80. Correnti, L'impero. ognuna con le proprie verità e i propri Vangeli, quei famosi scritti, no? Di cui diceva anche prima.
con la vita, morte e miracoli di Joshua e Come personaggi veniva molto visto, per come forti. appariva, infatti erano veramente tanti. Esatto. E allora Costantino, che non poteva permettersi che questi si mettessero a litigare tra loro, se voleva una religione che fosse collante di tutto l'impero, come si dice, convoca il Concilio di Nicea Nicea 325, esattamente. 325 e dice ai signori convenuti: uscite di qui con un cristianesimo, non 80. Sei d'accordo? E hanno vinto le quattro correnti più forti. Però c'era anche Ario lì dentro. C'era anche Ario, sì, certamente, ma non era forte, evidentemente. Ecco, Come infatti. forte intendo economicamente Sì, forte. ecco, esatto, perché una volta creata, diciamo, la fede, viene creata anche l'eresia, che vuol dire scelta. Sì, E l'eresia Ario, nasce proprio a Nicea. purtroppo, Ario è capitato nella parte Ora ha dell'eresia. scelto un'altra cosa, ma Ha scelto sembra un'altra che cosa. Ario, e non mi ricordo più, qui mi pare il vescovo Cirillo, ma adesso non ricordo che si siano anche presi a sberle, insomma, nell'ambito del concilio di Nicea, insomma. Non è stato un concilio, ci siamo abituati adesso, no, a vedere Sì, no, esatto, si pigliano meglio, si queste pigliano assemblee, all'impatto. poi vanno di là e si menano anche ai giorni nostri, Sì, appunto. però lì proprio è stato un match di boxe, a leggere le cronache. Il Concilio di Nicea. Fatto sta che le quattro correnti che vincono sono le quattro correnti più potenti economicamente e con più sono le diocesi, no? Sì. Con più adepti, più iscritti al club. Sì, esatto, è Io partito. ti posso portare tot iscritti, allora siete tanti, va bene. L'abbiamo Appunto. Sì, No? sì. Io ho tot iscritti finché ce n'è. Io come multinazionale ho un tot di fatturato all'anno, c'ho un tot di dipendenti dentro, c'ho un tot di giro d'affari, c'ho di Ragionamento è quello. Anche perché poi azionisti, direi. non inventano assolutamente niente nella scelta dei quattro Vangeli canonici, perché erano quelli che Ireneo di Lione aveva selezionato un secolo prima. Sì, esattamente. Ecco. Di cui uno era di uno dei amici di Paolo, Paolo, e Luca esatto. era uno di quelli di Paolo. Ovvio, è quello che si dice abbia scritto gli atti, Anche gli no? Atti degli Apostoli. Per Esattamente. un Poi, piccolo. questi evangelisti probabilmente non sono quattro persone, sono delle scuole di pensiero, Delle scuole vere e proprie. quello. cui poi è stato dato il nome di Marco, Luca, Matteo, Giovanni. Il Vangelo di Giovanni è il più diverso. Sì. Ma perché era una corrente forte? Ecco perché è stato inserito. I Giovannei erano una corrente forte, economicamente potente. Ed ecco perché viene inserito questo Vangelo così diverso dagli altri tre. Prima Un po' di più chiudere, filosofico, se io avevo una vogliamo. curiosità, infatti, su. Sono qua. Al di là della, diciamo, differenza di credo, di scelta di Ario, perché Ario era così scomodo? Ario con il suo pensiero era così scomodo? Negava Portava la dietro il suo divinità lavaggio di di barbacche. Cristo. Negava la divinità di Cristo. Ah, sì, giusto. La sfumatura era quella, infatti, Cioè, gli per dire. crolla tutta, no? Infatti, È il una credo parola niceo è che. generato e non creato della stessa Esatto. sostanza del padre, e Ecco, invece infatti, Ario diceva l'altra che era. cosa che esce da Nicea insieme al Il concetto di dogma, credo quello niceno. chiaramente di eresia, il credo niceno, Esatto. che raggruppa i principali dogmi di Sì. quel momento. Poi a Costantinopoli verranno aggiunte due o tre cose sullo Spirito Santo, perché la storia della Trinità nei primi momenti non Non c'era, era chiara a nessuno. era chiara, ma non è chiara ancora adesso. Se voi andate a leggere le spiegazioni che danno, parole, parole, parole per dire niente. No? Ma capitoli di libri. Sarò cretina io che non capisco, no? Non lo so, ma proprio sembrano parole messe in fila. Parole
paroloni spesso e volentieri, no? Certo. Io ricordo che per quando andavo dalle suore, penso per la preparazione della prima comunione, non mi ricordo, ci avevano fatto vedere, fatto un esperimento per farci capire cos'era la Trinità. Hanno preso tre candele e hanno unito le fiamme. E veniva fuori una fiamma unica. Ma è una spiegazione. Oddio, non credo che intendessero quello loro, però magari sì, cioè, lo sapranno, diciamo, loro. Sono tre cose che diventano una, no? Padre, Figlio e Spirito Santo. Poi la figura dello Spirito Santo c'è negli Atti, la discesa, Pentecoste, no? Tutta la storia. Improvvisamente si mettono a parlare tutte le lingue del mondo. Ok, quindi dopo Nicea c'è stato il colpo, ma andiamo al colpo finale definitivo per chiudere. Colpo finale Teodosio, gli editti teodosiani. Esatto. Gli editti teodosiani. Teodosio fa quello che Costantino non aveva fatto, nonostante si dica che l'aveva fatto anche lui. E cioè mette fuori legge, cioè, tanto il cristianesimo diventa religione di Stato. Esatto. Quindi hanno vinto, dopo partita in quindi hanno vinto. Ma a quel punto si erano già organizzati abbastanza bene. E soprattutto mette fuori legge ogni altro culto. Quindi da quel momento non solo diventa legale abbattere qualsiasi manifestazione di un altro culto, ma diventa anche meritorio. Esatto. E una delle prime manifestazioni è lo spegnimento del fuoco di Vesta. Esatto. Che era il culto più antico che Roma avesse. Con la profanazione delle vestali, con tutto quello che ne è derivato. Insomma, ricordiamo che Rea Silvia era una vestale, no? Quindi andiamo alla fondazione di Roma addirittura. Ma tu, questo in tutte le città antiche, cioè parliamo anche di Efeso, dove hanno dovuto sostituire, hanno distrutto tutto quello che riguarda il tempio antico di Efeso, quindi hanno fatto, ad Alessandria hanno distrutto la biblioteca, cioè hanno fatto veramente una delle prime distruzioni, perché poi hanno finito gli arabi 600 anni dopo, quindi per cui hanno fatto qualcosa che gli altri culti non avevano mai fatto, fondamentalmente, perché nessun culto aveva mai avuto interesse a distruggere quello degli altri. Distruggere quelli degli altri, assolutamente. Qualcosina avevano già cominciato a fare tra l'editto di Milano. No? Però ci volevano ancora delle scuse, no? Ci voleva anche per battere qualche tempio. Iniziano la costruzione della basilica costantiniana, quella dove poi sorgerà San Pietro. Quindi erigere erigevano, distruggere distruggevano anche, ma sempre ci voleva un motivo. Perché? Dopo Teodosio, e quello che a me piace è che nei libri di storia Teodosio viene solo citato e si dice è quello che ha fatto il disastro. Sì. No? Perché Costantino no. Perché non l'aveva fatto. Passa molto in secondo piano Teodosio come. Sì, viene nominato chiaramente di tutti Tessalonica, viene anche detto che però non si punta l'attenzione che da un punto di vista storico ai fini della diffusione del cristianesimo è più importante Teodosio di Costantino. Soprattutto sai che cosa, Laura? Che con il cristianesimo, quindi con l'ascesa del cristianesimo, nascono le guerre di religione. Perché certo. Prima non ci sono mai state guerre per motivi religiosi, mai. Oltretutto l'Islam era ancora da venire, no? Sarebbe... Sì, però cioè, i greci non attaccavano i romani per una questione di religione che loro... No, per questioni territoriali, come sempre si sono fatte tutte le guerre, no? Gli egiziani non andavano in Babilonia per qualche motivo, o Alessandro il Grande non è andato in Persia per un... Cioè, con il cristianesimo... Per imporre un dio... Esatto, per imporre il loro credo. Esatto.
La prima guerra della storia sembra che sia quella che ha portato alla distruzione della città di Amukar tra il 3500 e il 3000 avanti Cristo, ma sempre per questioni territoriali. Territoriali, certo. Spazio vitale, spazio ricchezza. Vitale, sì. Sì, guerra di conquista. No? Sì, sì. Esatto. La conquista, sì, sì, certo. O di difesa da possibili pericoli, insomma, sì, più o meno inventati. Camminare le mani è sempre piaciuto a tutti, no? Nell'antichità e anche oggi. Quindi, però, mai per questioni di religione. Le guerre di religione sono nate dopo. Sono nate col cristianesimo. Esatto. Perché ha sempre il problema della Chiesa è che cristiana, non dico solo cattolica, è cristiana proprio in tutte le sue varie declinazioni, è sempre stato quello di voler imporre se stessa. Che poi i motivi fossero economici, ma la scusa portata avanti era sempre quella di portare la vera fede. La vera fede. Sono stati fatti santi, poi ne parleremo magari di questa storiella, sono stati fatti canonizzati personaggi che hanno ammazzato mezzo mondo. Però come lo facevano in difesa della vera fede va bene. Anche Costantino si è lasciato dietro un po' di scia di sangue, insomma, né? Che pure lui... Sì, ma non per questioni di fede. No, esatto, per questioni politiche. Questioni poi, ma le guerre sono... ok. Le guerre sono guerre, no? Sì, certo. Le guerre per questioni territoriali di potere, guerra, però, esatto, sì, di acquisizione di territori e finché sì, ce n'è, certo. Quella è condannabile finché vogliamo, ma è una realtà, no? Sì, sì. Ben concreta, con delle motivazioni ben concrete. La guerra di religione, no, no, sì, no. È basata sul nulla, no? Sì, non ha senso. Ok. Quella che, quelle, di quelle religioni soprattutto che predicavano l'amore. No, infatti stavo per dire, un Dio d'amore che ti converte a suon di spade, vabbè. Comunque siamo i giusti, come si può dire, pronipoti degli ebrei di Yahweh, che diceva passate tutto a fil di spada, quindi non è che abbiamo seguito bene l'esempio. Sì, sì, per carità. Ma il Dio dell'Antico Testamento, mai, che poi non è un Dio, vabbè, mai nessuno ha voluto dire che era un Dio, si è permesso di dire che era un Dio d'amore. No, lui no. Ma neanche l'esegesi, una serie no? di epiteti del grande Dio guerriero, quindi anche no, esatto. Lo fa passare come un Dio d'amore. A me è quello che, così, chiedo, ma le leggete le cose? È quello del Nuovo Testamento, il Dio d'amore. Per amore ha mandato suo figlio a farsi massacrare. Per amore. Per amore. Allora, se lui è onnipotente... Doveva proprio fare quello. C'aveva bisogno di fare quello, esatto. Per liberare, sempre secondo la versione di Paolo, no? Doveva per forza mandarlo a farsi massacrare per liberare l'umanità da una condanna che gli aveva dato lui. Allora, io questa la chiamo schizofrenia. È un ragionamento un po' contorto. Eppure quello che ti dicono, quello che raccontano. È vero, è vero. Mi ricorda molto parola di Giobbe, no? Quello che... praticamente... Fantastico. Cominciamo oppure, bene. Oppure possiamo anche parlare del famoso monologo dell'avvocato del diavolo che diceva questo Dio che ti dice di fare così, però non devi fare cosà, però sì, sei così, certo. Questo è interessante come... E che lui gode nel vederti che fai queste cose. Poi, quella cioè, storia del libero arbitrio è quella che risolve tutto, no? Tu fai il c'è il libero arbitrio. Il libero arbitrio. Meno però male. Tu già sai quello che io farò, quindi non è giusto. Esatto. Appunto, visto che tu sai già che io utilizzerò malamente il mio libero arbitrio, visto che sei onnipotente, no? Dimmi quello che onnisciente, ogni qualsiasi cosa. Ma lo vediamo nel Padre nostro. Allora.
sapete che è stato cambiato, no? Il Padre Nostro. Sì. Perché sì, finalmente a qualcuno è saltato agli occhi, cosa che a me è saltato agli occhi, avevo 5 anni, e poi ne parlavo con una persona, dice, ma anche a me già il catechismo mi sembrava strano, cioè, non ci indurre in tentazione, no? Cioè Dio ci tende le trappole, in pratica, esatto. È un burlone che ci tende le trappole per vedere cosa facciamo noi. Esatto. E con l'andare del tempo anche la Chiesa, ci mette sempre un po', no? I famosi tentativi. Ma non è tanto, non è tanto, no, che è cambiato. Sì, ma era tanto che esisteva il Padre Nostro. Esatto. Esatto. E gli è venuto in mente così di cambiarlo e non ci abbandonare alla tentazione. Peccato che se si va a leggere in greco, era giusta la traduzione di prima. Ecco. Quindi abbiamo un Dio burlone che ci tende... Abbiamo un Dio burlone che ci fa trappetta, no? Ci mette il piedino, così vedere se noi lo scansiamo oppure no. Certo. Se uno va a leggere in greco era giusto non ci indurre in tentazione, non portarci nella tentazione. Nella tentazione. No, non abbandonare, noi siamo tentati ma non ci abbandonare, viene a tirar fuori. Una tentazione, esatto, è una roba che non c'entra con Dio in questa seconda versione. Certo. Invece nella versione originale in greco è proprio quello, è proprio non ci indurre, non tu Dio, non portarci nella tentazione. Non portarci nella tentazione. Cioè ci prendono per i fondelli tutto quello che possono, no? Perché chi è che va a leggere il Vangelo in greco? No, no, purtroppo... A parte questo, a parte che proprio il concetto greco è quello che diciamo prima, tu sei nato in... dove si è messo a parlare in aramaico, in copto, tutto quanto, mi fa il Vangelo in greco. Sì. Vabbè. Poi questo la voglio capire. Ma perché i Vangeli, vabbè, anche Paolo scriveva. Era un ebreo, però che era dell'Asia Minore e conosceva il greco, però. Esatto, conosceva il greco. L'ebreo ellenizzato. Però a un certo punto, diciamo così, questa religione è nata, doveva nascere in aramaico, doveva essere... Ma se già non sono molti quelli che comprendono il greco, l'aramaico stava non lo so, però se nasce una religione italiana, io penso che scriverei o in italiano o in inglese, ma non in greco. In quel periodo era un latino. Però bisogna sempre vedere il target, siccome certo, sia Paolo sia gli evangelisti. Il è importante? Sì, certo. Sia Paolo sia gli evangelisti dopo si rivolgevano al mondo dei gentili, sì, quindi sì. È chiaro che ho scritto come tu, io scrivo in italiano e tu, io non in inglese. Diciamo in una lingua comprensibile. Esatto, no? Quindi dovevano essere capiti, volevano farsi capire, insomma. Dovevano farsi capire, sennò il prodotto non lo compravano. Anche perché i Vangeli, io spesso ho parlato con dei credenti che dicono che i Vangeli vengono prima delle lettere di Paolo, no? Perché? Perché se voi prendete un libro qualsiasi dei 4 Vangeli, le lettere di Paolo sono in fondo. Sì. Esatto. Dico, no, guarda che precede. No, 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 assolutamente, no, no, prima sono stati i Vangeli, poi Paolo. No, anche perché il credente medio sa solo quello che gli racconta la liturgia, punto. Certo. Non ha mai letto un tubo, non ha mai letto un Vangelo per intero, anche solo uno dei 4. Mai. Il parroco gli racconta delle cose, no? La liturgia gli racconta delle cose, quella è... Lo ascoltano. No? I Vangeli sono un piano strategico ulteriore. Diciamo, sono i documenti, come se a un certo punto, dopo il 70, o a cavallo, insomma, del 70, la distruzione del Tempio di Gerusalemme, eccetera, qualcuno si fosse reso conto che la potenza di Roma non avrebbe mai potuto essere sconfitta militarmente, ci hanno provato, no? Con le guerre giudaiche, finché sì, ce n'è. Sì. E allora dice, sai che c'è? Corrodiamo l'impero dall'interno. Dall'interno. No? Quindi creiamo una religione, oltretutto avevano il vantaggio della grande rete stradale dell'impero romano, no? Per diffondere questa... nuova, buona novella.
e costruiscono sulle vicende che Paolo aveva inventato, perché comunque l'inventore resta lui, no? Costruiscono i documenti che raccontano vita, morte, miracoli del Gesù di Paolo. Come si dice, si creano le prove. Ecco perché ancora oggi ti dico, i Vangeli sono storia. No, non sono storia. Anche perché nessuno storico coevo o subito successivo racconta nulla. Allora, ci fosse mai stata una rivolta, tipo l'episodio della cacciata dei mercanti dal Tempio, no? Che deve essere una cosa che ha creato un po' di scalpore a Gerusalemme, per come ci viene raccontata, no? Nessuno storico, c'era Simone di Alessandria, era a Gerusalemme in quei giorni e non ci racconta niente di questo? Ma infatti l'unica fonte che noi abbiamo è Giuseppe Flavio, che dice solamente che questo qui era un rabbi che faceva delle grandi cose, ma grandi sì, non ha mai definito. Tutto quello che è il Testamentum Flavianum è un'aggiunta successiva. Esatto, esatto. No? Quindi, ma così come altri scritti, insomma, noi non sappiamo nemmeno se quelli che sono arrivati a noi come Vangeli non siano stati, per esempio, del Vangelo di Marco ne esistono due versioni. Sì, esatto. I due finali che differiscono, c'è un'aggiunta in uno delle due versioni del Vangelo di Marco, no? E chi l'ha fatta? Se ci dice che sono stati scritti da più mani, rimaneggiati, che siano poi passati. Senz'altro, poi le traduzioni, ma è divertentissimo leggere il greco. Io ho il Vangelo con le tre, no? Delle San Paolo, con l'interlineare e le tre versioni, tac, 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 così. E io certe volte dico, se io avessi tradotto così come lo traduce la CEI, per carità, io cattolico, no? Proprio. Se avessi tradotto così al liceo, no, sarei ancora lì, faccio il liceo. Torni la prossima volta quando è preparata. Penso che magari dobbiamo liberare Laura, però. Penso che dobbiamo liberarti, Laura, perché ti stiamo assorbendo. Ma io mi diverto. Stiamo andando avanti. Quindi, diciamo che siamo arrivati al nostro scopo, cioè abbiamo fatto questo. Diciamo questa fase iniziale che abbiamo ci manca avuto. Ancora il Vaticano II e poi guarda che abbiamo ancora 8 puntate, guarda, quindi do solo una piccola anteprima, un trailer. Vai. Così il Vaticano II è stato l'inizio della guerra che sta finendo adesso che non è detto che finisce, perché potrebbe pure rimuovere quella fase lì e nelle sue fasi finali, quella fase lì aperta dal Vaticano II. Allora assisteremo quindi, a questi rapporti. Quindi possiamo dire che stasera abbiamo visto come nasce una multinazionale, quindi prendiamo il prodotto, creiamo un bel prodotto, lo vendiamo, lo distribuiamo e cerchiamo le parole giuste per vendere questo prodotto, diciamo, e incassare. E aspettiamo le persone importanti che ce lo spingono definitivamente. Esatto. Cerchiamo gli azionisti, i finanziatori. Gli azionisti. Gli sponsor, i testimonial e tutto quello che serve a una buona campagna pubblicitaria. Okay. E quindi infatti la prossima volta che ci incontriamo parleremo dei falsi storici legati alle prime comunità cristiane, quindi cominciamo a togliere quello che avevamo detto la prima volta, tutto quello che avevano messo sotto al tappeto, quindi cerchiamo di andare a togliere, prendere, dire. Sì, in parte l'abbiamo già anticipato oggi, tutto quello che c'era, che non però c'era. Esatto, vedremo un po' delle chicche dei primi papi e delle prime personalità importanti, che ci divertiremo su quelle, secondo me. Senz'altro.
Aggiungo anche un'altra piccola cosa che mi proponeva Serena, che abbiamo già messo d'accordo con Laura, l'abbiamo detto, che ci faremo questa cosa sulla dichiarazione di santità e tutto quello che serve. Ah sì, per la fare chicca, la volevo dire io questa chicca, la chicca, sì, 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 esatto. C'è questa bellissima chicca che in cui parleremo. Dai, marzo-aprile, vediamo come organizzarci. Esatto, sì, della santità, degli incorruttibili, della, diciamo, di questa santità che appunto non come corrute. Si diventa santi? Esatto, come si diventa santi? Manuale di santità. Esatto, manuale di santità, le regole per diventare santi e soprattutto le regole per essere incorrotti nel corpo una volta che ti tirano fuori. C'era cos'era, un film, un libro, un manuale per riconoscere i tuoi santi, una cosa del genere? Sì, no, sì, ci sono queste cose bellissime. Okay. Io intanto ringrazio Laura, ringraziamo Laura. Grazie, diciamo, a voi. Grazie, Laura, per questa bellissima chiacchierata, questo bellissimo excursus attraverso questo appunto, questa multinazionale, effettivamente l'abbiamo chiamata, quindi siamo qua. Diciamo la fondazione della multinazionale. La fondazione della multinazionale, esattamente. Noi ci vediamo il 19 di febbraio con il titolo che già ha detto Serena, che sarebbe, ripeto Serena, Le comunità storiche libere e i falsi storici. Le comunità cristiane, le prime comunità cristiane e i falsi storici. Benissimo. Ringraziamo tutti. Grazie a tutti quanti, grazie a voi. Grazie, grazie. 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 Ciao. Vediamo alla prossima. Ciao.